attesa, prevista a gennaio, la riapertura della concattedrale di San Giorgio a Marsico Nuovo. In via di ultimazione i lavori di messa in opera della pavimentazione, poi rimarrà da completare solo la sistemazione degli arredi. Dino Battista. È dal terremoto del 1980 che il Duomo di Marsico Nuovo è chiuso al culto dei fedeli. La forte scossa fece crollare la cupola, il presbiterio e l'abside. Dopo 36 anni finalmente si è alla fine dei lavori di rifinitura della bellissima chiesa. La cattedrale di Marsico Nuovo rappresenta la storia di questo paese. È un complesso molto imponente che comprende non solo la cattedrale ma anche il seminario e l'episcopio. Logicamente ci sarebbe da fare una storia, un po' qualche lamentela, perché 36 anni sono tantissimi, ma storia, come si dice, acqua passata non macina più mulino, pensiamo al futuro. È un complesso su cui noi ci dobbiamo spendere perché il nostro obiettivo è quello di far rendere questo paese visitabile ai turisti. L'antica basilica fu edificata a tre navate nella prima metà del 1100. Fu aggiunto al complesso il campanile nel 1300. Nel corso dei secoli venne ristrutturata più volte, in seguito al terremoto del 1673, poi per un incendio che la distrusse nel 1809 e ancora nel 1857 per le conseguenze di un altro disastroso sisma. Oggi la nuova cattedrale si presenta con una sola navata, abside curva, due cappelle laterali e una cupola, tutte parti crollate a seguito del terremoto del 1980 e ricostruite in questi ultimi 36 anni. Sicuramente troppi, ma ne valsa la pena per veder rinascere ancora una volta una perla d'arte incastonata sulla vetta della collina Civita, dove si sviluppa il bellissimo centro storico di Marsico Nuovo. Arresta 53, vediamo il riepilogo.